Questa è Radio 2 610 con Lillo, Greg ed Alex Braga. Sì. Nuovo appuntamento con il nostro concorso Caraglias Got Talent. È un concorso di poesia aperto a tutti voi, dove per partecipare non dovete far altro che farvi un video mentre declamate il vostro componimento, caricarlo sulla nostra pagina Facebook e i migliori verranno letti e commentati qui dal nostro maestro Gianfilippo Caraglia, che oggi è in studio per commentare la poesia di Flavio Petix, un radioascoltatore, che si intitola Il Rufolone. Il rufolone sacripanta e fanala tuttavia, quando onte bisigunta sfrizza l'aria in armonia, ma quando sarchia la pinella il rufolone zitto zitto masilla. Bellissimo, molto bella, bellissimo. Molto bella, evocativa proprio, sì, bene, sono contento che l'abbia scelta, maestro, perché che dice maestro? Beh, effettivamente siamo a un buon livello, no? Ma il motivo per cui l'ho scelta è proprio per il fatto che invece non è una poesia evocativa questa. Ah, ecco. Ah, non è evocativa? No, assolutamente. Una poesia che comincia mettendo l'accento sul fatto che il rufolone sacripanta e fanala. Certo. Non c'è niente di evocativo. Anche perché certo, ho capito che vuole dire. Cosa? Cioè, cosa volevo dire? No, appunto, che, no, nel senso che il rufolone sacripanta non può essere evocativo, perché è ovvio che il rufolone... Assolutamente no. Perché sacripanta, però, tuttavia, nonostante sacripanti, che già è una cosa, insomma, non è una cosa da tutti, e fanala pure, dico, sono due cose... Cioè, non è che puoi fanalare e sacripantare in contemporanea, no? Sono due cose... E perché no, scusi? Abbia pazienza. E invece sì, sta proprio lì il fatto, cioè di due azioni concrete che si realizzano una dopo l'altra. Sì, io questo lo dico per esperienza personale. Io quando sacripanto e fanalo insieme io mi trovo in difficoltà. Ma forse è un problema mio, probabilmente. È una cosa più mia che... Ma come sarebbe a dire? Ma scusi, ma perché lei quando è l'ultima volta che ha sacripantato fanalato insieme? No, io ho sacripantato. L'ultima ho sacripantato e fanalato insieme, saranno passati 15 anni almeno, quindi neanche me lo ricordo. 15 bene. Anni? Sì. Ma no, sta scherzando? Sì, è passato tanto tempo, sì. Ma scusi, abbia pazienza. Allora vuol dire che lei dentro di sé non ha mai avuto un vero rufolone? No. Perlomeno molti mi hanno detto: guarda che tu c'hai il rufolone. Io non me lo sono mai sentito. Ma chi gliel'ha detto? Scusi, abbia pazienza. Ma non si va a dire a una persona: guarda, tu c'hai il rufolone. No, infatti, è un qualche cosa che appartiene all'intimo, no? Non certo, è che si infatti può. Infatti, non ne parliamo, perché è una cosa intima. Io direi: evitiamo di parlarne, perché andare sull'intimo non è neanche giusto. Lasciamo così la poesia. Ma a parte questo incipit, questo inizio, sì, diciamo, qual è il punto che più la colpisce? Di cosa? Della poesia del rufolone. Ah, di questa poesia, sì. Del rufolone. Di questa. È quando, quando dice che sarchia la pinella. Che sarchia la pinella. Beh, sta cosa che la pinella, ovviamente è la pinella quella di quando giochi a burraco, per capirci, no? La pinella inteso come... Non è quella la pinella. Perché la pinella del burraco no, sarchia? No, è vero, è la pinella, questo caso la pinella è un animale. Ma come un animale? Una pianta. Grazie. Salutiamo il maestro Caraglia. Forse è più banale. Basta, direi di non commentarla più, perché la poesia si commenta da sola, è una poesia talmente bella. Salutiamo l'autore del Rufolone, che è Flavio Petix, e noi salutiamo il maestro Caraglia. Andiamo avanti con Simone. Arrivederci, maestro. Mi raccomando, continuate a mandare i vostri video con le migliori poesie al nostro profilo Facebook. La pinella è un animale, ma non si può sentire.